Buonasera a tutti da Lux 65. Si è appena conclusa la partita di calcio tra la Juventus Women e la Fiorentina, in cui ho fatto anche una live reaction guardando la partita che si stava svolgendo sulla 7. Che dire, penso sia una delle peggiori Juventus che ho visto in questi 4 anni e mezzo di Juve. Una Juventus che non azzeccava 2 o 3 passaggi consecutivi, una Juventus che ha tirato poco e male in porta, che si è trovata sotto di 2 gol e che fortunatamente è riuscita ad impattarla, perché sono le classiche partite che si rischia di perdere. Fiorentina che veniva da un 6-2 subito in casa dal Sassuolo, non penso che il solo arrivo di Giacinti abbia cambiato la testa delle giocatrici, ma che sia stata una brutta prestazione della Juventus, che ha giocato male in quasi tutte le 11 giocatrici, ha giocato male Rosucci, ha giocato poco Valentina Cernoia, eccettuato il fatto di aver segnato un grandissimo gol con un destro dal limite dell'area che è andato partendo da sinistra nell'incrocio dei pali a destra, alla sua destra. Un pareggio poi di Arianna Caruso nella ripresa, quasi subito. C'era più di mezz'ora di partita per poterla vincere, ma la Juventus ha giocato veramente male, con la Fiorentina che ha lottato su tutti i palloni, ha perso quanto più tempo possibile immaginabile. I 4 minuti finali di recupero mi sono sembrati veramente una presa in giro, perché ci sono stati almeno 3-4 volte giocatori per terra e un sacco di sostituzioni. Comunque, partita che credo non si sarebbe sbloccata neanche con altri minuti di recupero, perché la Juventus ha giocato male in quasi tutte. Staskova male, Bonansea male, la Cernoia soltanto il gol, Rosucci male, Arianna Caruso si è vista solo per il gol. Niente, oggi una brutta partita anche sugli esterni. Si è sentita secondo me molto l'assenza di Girelli. Ci può essere stata qualche fatica nelle gambe, non lo so. Sono le classiche partite che si rischia di perdere, ma che tutto sommato abbiamo impattato. Ora non so se chi era dietro ha vinto ed è andato a 6 punti di distacco. I punti erano 8, non so. So che di sicuro l'errore del portiere Aprile è stato disastroso. Dopo 10 minuti di partita regala il pallone a Giacinti, che ovviamente pallonetto e gol. Primo gol regalato, secondo gol verso la mezz'ora, avanzata della giocatrice della Fiorentina, che fa un tiro nemmeno irresistibile, ma che Saragama tocca e butta dietro le spalle di Aprile, che anche lì non dà grande, non è molto reattivo. Non ho capito il perché di tutto questo turnover, soprattutto in porta. Partita che poi fortunatamente è stata mandata al riposo sul 2-1, perché a circa 10 secondi dalla fine dei minuti di recupero del primo tempo c'è stato il gran gol di Cernoia, e quindi ci ha permesso di andare subito all'assalto per cercare il pareggio. Pareggio che è arrivato prima del quarto d'ora, quindi la partita era bu tutta buona per poter essere vinta, ma è stata giocata veramente, veramente male, male. Saskova addirittura si è divorato un gol che era più facile segnare che sbagliare. E poi grandi mischie col pallone che comunque veniva sempre catturato dai difensori della Fiorentina.
E niente, è finito il ciclo di partite vincenti che era iniziato con 3 campionati fa addirittura, perché l'anno scorso aveva vinto Rita Guarino tutte le partite, ma aveva vinto qualcuna anche dell'annata precedente, più tutte quelle di quest'anno, escluso il pareggio di oggi. È finito il ciclo di partite vinte ed è finito, diciamo, in un brutto modo, perché avrei voluto vedere un arrembaggio finale nell'ultima mezz'ora diverso, mentre abbiamo giocato veramente male. Un saluto a tutti da Luke 65.